Padre e figlia, accomunati dalla passione per la politica, ma agli antipodi per idee e schieramento. È il destino di Carmine Maioriello, consigliere comunale di Prato del Movimento 5 Stelle, e della figlia Valentina, 30 anni, tesserata e impegnata da alcuni mesi in Fratelli d'Italia a Pescia, dove vive da qualche anno. Non ci sono mai stati problemi padre e figlia che possano, diciamo, portare a una decisione del genere, però è una cosa che deriva dal fatto che comunque Fratelli d'Italia è un partito che rispecchia quelli che sono i miei ideali. Mi dispiace appunto aver potuto creare una pugnalata, come la dice lui, però non è stata una cosa voluta. Un colpo al cuore per Babbo Carmine, visto che Fratelli d'Italia è uno dei pochi partiti con cui il Movimento 5 Stelle a livello nazionale non ha stretto alleanze di governo nell'attuale legislatura. Siamo davanti a un caso di evidente ribellione giovanile, quindi è una ferita ancora aperta, però piano piano col tempo me ne farò una ragione. No, io, a parte le battute e gli scherzi, spero che i giovani in generale si riprendano il loro futuro. Questo è un esempio, anzi io faccio un appello a tutti i giovani che magari ci stanno guardando, sì, di pensare seriamente a prendere in posizione, in prima persona, al di là poi di quello che è la fede politica, però è importante che, diciamo, si riapproprino del loro futuro, che per tanti anni, troppi anni, è stato gestito, è stato ottenuto così in mano strettamente da quelli che io chiamo i dinosauri della politica. Famiglia, dibattete anche di questioni pratesi o di questioni nazionali politiche? Sempre, sempre dibattuto, come ho sempre detto, la nostra è una famiglia dove c'è sempre stata massima libertà di pensiero e anche di espressione, quindi anche in campo politico i dibattimenti, i contrasti ci sono sempre stati, le discussioni, ma sempre a sfondo appunto costruttivo, uno sfondo costruttivo. Quindi ci sono sempre state, su qualunque argomento, anche politico.